18 novembre 2014 alla Feltrinelli qui a Roma in compagnia di Paolo Izzo alla presentazione del suo libro Lettere eretiche per stampa alternativa. Abbiamo già fatto un'intervista su questo molto carina, però volevamo riprendere un attimino a parlare con lui perché sono calde alcune dichiarazioni, in qualche modo calde, di Papa Francesco, in qualche modo che esorta i medici cattolici a praticamente obiettare e quindi insomma sottrarsi a, nel Servizio Sanitario Nazionale sull'aborto, sulla legge 194 e così via. Ecco, obiezione di coscienza è un tema radicale. Beh, è un tema radicale perché i primi a lottare per l'obiezione di coscienza siamo stati proprio noi radicali, io non ero ancora in attività politica. Perché è un diritto, ovviamente. Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, per i temi che sollecitava il Papa sabato scorso di fronte a 7.000 medici, quindi è ovvio che parlando con i medici dovessi indicare su questo, sono un po' più delicati del servizio civile di leva o quello che era la nostra richiesta. Sono un po' più delicati perché adesso i medici che affrontano quella specializzazione sanno che vanno incontro a una legge, cioè che esiste una legge 194 che garantisce alle donne la libertà di scegliere la via dell'interruzione di gravidanza, quindi di non avere figli se non sono desiderati, oppure di averli in campo di fecondazione. Anche la legge 40 del 2004 prevede l'obiezione di coscienza. Ora, c'è di nuovo che il Papa ammette l'esistenza di queste leggi e quindi dice fate obiezione a queste leggi. Prima magari i papi dicevano no, queste leggi sono sbagliate, non le votate, non fate niente, oppure fatele in direzione che diciamo noi. Quindi quella è la novità. Non è nuovo però il modo di essere della Chiesa, è quello che deve dire, lo dice. Però io in questi giorni ho fatto pubblicare, cioè ho mandato ai giornali la mia solita lettera eretica, proprio per dire che lettera eretica è una questione, è un work in progress, insomma non si ferma mai, anche se viene stampato un libro che ne contiene alcune, ci sono le nuove sempre sui giornali. E sia on demand. Ho contestato oggi al Papa, che tanto sta simpatico, sembra buonissimo, eccetera, ho contestato il fatto che lui abbia detto che l'obiezione di coscienza è da un lato controcorrente e dall'altro è una scelta coraggiosa da parte del medico. Bene, controcorrente non direi proprio, perché i livelli di obiezione di coscienza in questo paese sono altissimi, quindi semmai è nella corrente della maggior parte di medici che obiettano in questo paese. Arriviamo a punti del 90% e oltre in regioni come il Molise, a Roma e nel Lazio siamo al 70%, quindi non vedo come sia controcorrente. Coraggiosa ancora meno perché, ritornando a quello che dicevamo all'inizio, c'è una legge che garantisce l'obiezione di coscienza, quindi non ci vuole nessun coraggio a applicare una legge, quindi a dire io in applicazione di una legge che esiste tutelo il mio diritto a obiettare di coscienza. Peccato che quella legge tuteli anche un altro diritto, se a Dio non dispiace, che è quello delle donne di interrompere una gravidanza. Nella esagerazione del coraggio e del controcorrente dei medici che obiettano, c'è il fatto che non si riesce a garantire alle donne il loro diritto, tutelato dalla stessa legge che tutela i diritti degli obiettori. Questo è quanto. L'ho detto oggi, ho fatto un'obiezione all'obiezione di Papa Francesco, poi Furio Colombo si è presa come titolo soltanto per dire le cose sue. Ecco, succede anche questo a chi da lettore si pone di fronte ai giornali, che qualcuno gli freghi i titoli, gli freghi le parole qualche volta, per dire questa cosa qua, cioè per dire una cosa eretica. No, c'è un'obiezione, anche se questo Papa ci piace tanto, tutti quanti lo trovano simpatico, innovatore e tutto quanto, persino riformatore, però come sappiamo sui temi etici sensibili, quelli che noi chiamiamo diritti civili con due sole parole, il Papa è nella posizione della Chiesa e non si muove da là, e speriamo che lo faccia, si legga magari il mio libro e vediamo. Sarebbe più coraggioso a questo punto un'obiezione morale da parte di questi medici a questi dettami del Papa? E certo, un'obiezione, diciamo un essere veramente controcorrente e aiutare quei medici che realmente lo sono, che si fanno tutto loro il lavoro che gli altri non vogliono fare, che diventa anche una questione eticamente difficile da affrontare. Essere l'unico referente per gli aborti in una città come Pescara, a Pescara c'è un solo medico che effettua gli aborti, per dire una città qualunque, essere l'unico medico che lo fa è insomma abbastanza triste da un punto di vista professionale, e controcorrente e coraggioso a continuare a farlo.
Ecco, come dici tu, giustamente il coraggio, l'essere controcorrente sarebbe nell'obiettare all'obiettore, nell'obiettare al Papa che obietta, e le donne, e quello lo suggerivo da un punto di vista politico, dovrebbero sapere in anticipo, visto che si vantano i medici obiettori di essere obiettori, dovrebbero sapere in anticipo che quei medici sono obiettori. Almeno quella donna avrebbe la possibilità di scegliere in anticipo un medico che magari non lo è, perché si trova di fronte a un'emergenza di dover prendere la pillola il giorno dopo, non si trova di fronte il muro che dice no, io obietto e quindi la pillola il giorno dopo non te la do e tu domani sarai inefficace. Per fare un piccolo esempio, saperlo prima in anticipo che questo coraggio è stato espresso con l'obiezione di coscienza renderebbe tutto più facile anche allo Stato, quando deve sapere come distribuire i medici su tutto il territorio, in modo tale che sia equilibrata la presenza di obiettori e di non obiettori nei confronti dei diritti acquisiti per legge dalle donne, sia di fare figli sia di non farli. E quindi Paolo Izzo, Lettere Eretiche per Stampa Alternativa, ringraziamo per le immagini Petra Scognamiglio.